Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Book of Demons. Dopo aver sconfitto il mostruoso cuoco, cosa ci aspetterà? All online battle. No, cosa online battle? Hall of Fame. Yeah, sono tutti bravissimi, noi facciamo schifo. Va bene. Allora, entriamo qua, avevamo fatto tutto, mi sa, andiamo giù a vedere che cosa ci aspetti. Terà. Ok, allora, quello l'abbiamo macellato. Saliamo su bestialmente di livello. No. No, proprio niente. Ma è su qua? Oh, ci va una vita per sbloccare quella roba là. E siamo ancora un beginner in tutto questo. Visit healer, ta 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 ta, niente. No, no. Siamo già state prima in città, dai. Allora, begin game. Allora, facciamo una small, vediamo un attimo come ce la caviamo. Facciamo un, allora, visto che sforiamo sempre, facciamo un very small e andiamo avanti pian pianino. I like it. Resume. Sì, ok, lo guardo dopo. Abbiamo dei mostri nuovi che picchiano proprio pesanti. Click to continue. Delle scale più sexy, guardate che belle queste scale. Sì, siamo a un terzo. Oddio. Goatman. Goats are chaotic creatures and have randomized hurt points. Goats heal when they bleed, so you better not retreat. Sono dei demoni capra. No, ne arrivano da sotto. Cattivi. Mannaggia che pelo. Ah, ok, ottimo. Allora, qua c'è un coso di mana. Là c'è. Ma era vuota? Sì, sembra di sì. Una pozza! Dio grazie. Allora, qua delle scaline. Picchia, picchia, picchia forte. Ok. Fanno una bella piroetta però quando devono morire. Questo sarcofago. Ok, fanno sempre tanta paura, ma poi alla fine, non succede niente. Un demone capra! La capra dei demoni! Ehi? Chi è tutta questa gente che mi picchia? Damose! Ma che pirate stupide fanno? Ha fatto anche... Un fantasma, oddio, mi fanno paura i fantasmi. Aia! Aia! Chi è questo tizio? Ma possono apparire dei corpi dei nemici? Of cold, oddio! No, sono quelli. Sono freddi, freddini, freddi proprio gelidi. Devo rompergli il ghiaccio e poi rompergli il cuore come alla gente gelida. Cosa fa? Ah, ok, ha fatto. Puff! Ci sta. Allora, vediamo un attimo. Cos'è tutto questo spear throwing qua? E blu, l'ha fatto anche lui. Blu. Occupiamoci prima, ecco, del demone capra, poi ci occupiamo di questo ragazzino che ha freddo. Il ragazzino gelato. Fa danno? No. No, ci può esplodere in faccia allegramente, non succede niente. Allora, qua abbiamo lasciato ancora un sacco di gente, questo demone caprescco che fa le piroette.
Ma porca miseria, volevo schivare di brutto e invece proprio no. Ok. Cos'è tutta questa gente cattiva? No, il bambino che ha freddo, il bambino che ha freddo. Allora, focussiamo. No, non volevo usare una pozione. Porca miseria, ho miscliccato. Lui però non è una capra, quindi non si cura mica. Si è spaventato con la capretta. Ehi, no, allontanati un po' dal bambino che piange. Piccola fiammiferaia, occhi per lei. Oh, dai. Piccola capretta con la sua mazza. Ok. Un altro bambino che ha freddo. Guarda che ti porto al caldo. Poi con tutti sti fuochi, queste fiamme qua. Io non capisco bene. Exp, ok. C'è gente brutta però qua in giro che. Ecca, la sapevo. Era tutta viola mica per nulla. Cos'è sta storia? Cos'è sta storia? Via via via, damose, damose, damose. Fatemi passare, ecco, ho usato un po' di cose a caso, ma mi sono liberato, sono altre. Va, picchiamo questa capretta. Picchiamo questa sciocchina, se si riesce. Aia! Ma è il bambino del freddo che mi ha picchiato. Credo fossi gentile, amico mio. Invece ti picchierò con violenza. Ups. Vada, vai, vai, vai. Via, via, via. Vada via. Mi ha missato anche lui, sono andato. Allora, andiamo da questa nostra cara amica. Questa sexy demon qua. Che si immunizza qua. Allora, picchiamo le sue caprette preferite. Che fanno puff. Ma no, ehi. È apparso dalla capretta questo. Allora, c'è un altro capride qua. Il capride con le piroette. Dai, andiamo a picchiare la sexy lady qua. No, non era formidabile, vabbè. This was a formidable one, ma non è vero. Allora, qua abbiamo questo. Ma tra l'altro ho usato una pozione qua, eravamo vicino proprio al cosillipo qua della vita. Perché sono uno sciocco un po'. Tutti sti bambini. Ah, tra l'altro le scale erano quelle dall'altro lato. Porca miseria, mica sapevo io sta storia. C'è un new gossips in town. Perché ho picchiato i fantasmi e ora dico. Uè, ma tu sai picchiare i fantasmi? Non sapevo che loro fossero invisibili. E invece no. Cos'è che abbiamo dimenticato per ora? Abbiamo dimenticato qualcos'altro per terra. 97 gold da qualche parte. Ah, eccoli. Via, beviamo nel mentre. No, devo cliccare su questo per sparire. Ha sceso le scale qui. C'è un Monster Unmet, qui ci sono dei Chaotic Goat e dei Goat Man. Bellissimi. E facciamo che fandoceli. No, un altro capride. No, il fantasma ghiacciato qua. Dove? No, non volevo uscire. Abbiate pazienza. Non volevo uscire, ma c'è stata un po' di confusione. Ma basta! Che tutta questa storia? Datemi un attimo di tregua, ma che cavolo! Ma tutti qua addosso a me, ma che cavolo di problemi avete? Mi lasciate in pace, voglio solo andarmene via, non so.
Sono le mamme dei bambini che hanno freddo. Avevano freddo. No, non volevo uscire. Porca mannaggia. Allora, scusa un attimo. Abbiamo sprecato due pozioni per sti sciocchi qua. Saremo su di vita o di mana? Io direi sempre di vita, che è la cosa che ci manca. E di nuovo. È difficile che finiamo il mana, ma la vita invece sì. Ma no, il bambino che piange! Oddio, aveva solo due cuori, se no. Ma no, volevo schivare, invece non ho schivato un cane. Ah, perché sono ghiacciato dal bambino che piange. Ehi, stupido Spearwall qua. Oh no, questo ha quattro cuori. È un adolescente che piange. Ma no, non volevo bere. Ma abbiate pazienza. Ah no, quelli grandi, quelli adulti mi ghiacciano sul posto. Va bene, buona spesa. Vorrei bere. Ecco, grazie. Un bel sorso, ci sta sempre. Sì, quanto può essere cautious? Cos'è questa roba? È un aracnide! Oddio! Uccidiamo gli aracnidi! Ma quella cesta c'entra qualche cosa con la tizia? Perché l'ha messo sempre? Dove è andato? Ah, si è spostato. Ah, la prima fase forse devo uccidere i suoi ragnetti. Ah, adesso diventa di fuoco. Eh no, però, signor demone capra, mi potete lasciare un attimo in pace che sto ragionando con dei amici? Porca miseria. Aia. Ma come tre cuori? Ma che cavolo di... La parità dei sessi non c'è più in questo dungeon, no? No, mi ghiaccia alla grande quel tizio. Allora, piccolo bambino. Piccolo bambino. E niente, adesso anche i piccoli bambini hanno meno vita, ma... Me lo potevo immaginare. Mai toccare le cose viola, mi diceva sempre la mia mamma. Perché non l'ho mai ascoltata? Le cose viola sono il male! E noi non vogliamo il male. Il male nei demoni capra. I demoni capra posseggono il sapere. E il sapere è del sapere. No, beh. Non è vero, sapere non è del sapere. È mio. Guardate quanti tesori. Cos'è che mi ha dato? Moon Rune e Magic Card che truffaldina, insomma, dobbiamo pagare dei soldi per sapere che cosa si tratta della tratta. Allora, sì, eppure sti bambini ancora. Basta con sti bambini. Andiamoci. Ciao, è stato un piacere, ma ciao. Allora. Poi ci sono delle scale che scendono, ma sono molto più fancy queste scale. Ho preso tutto? No, mi dice che c'è ancora un forziere. Dov'è sto forziere? Abbiate pazienza, ma mi sembrava di aver ripulito un po' tutto qua, no? Dove fa questo forziere? Qua è aperto, il mana ce l'abbiamo, beviamo un po' di mana. Non è questo, no. Chest, c'è una chest. Forse qui?
Ah, beh, pure tutto luccicoso, non l'ho visto. Avrei stavo scappando dal bambino piangente. Cluster, puts monster surrounding target towards it. Ok. Lì ci fa tipo un famiglio, un tizio. No, non è un famiglio, è un tizio che ci aiuta in fondo. Ma è impossibile, ho detto facciamo 14 minuti perché così tanto sforiamo e arriviamo a 20 minuti, invece no, sono 14 minuti di registrazione anche praticamente. Ah, però siamo iniziati. Rank 2. Ok. Ok. Vediamo cosa c'è di nuovo. Allora, healer niente. Purchase cauldron contents. Ok. Sage to identify magic card. Ok, dobbiamo scoprire cos'era quella magic card. Upgrade the magic card, charge item cards. Ok, visit town. Tanto questo siamo a posto, non posso ricaricarlo in realtà. Vediamo un attimo qua. Among all monstrosities that plague this world, goatmen must be the acme of perversion. These nightmarish creatures were banished from the worlds of animals and mankind alike. It is fitting that they seem to enjoy nesting and possibly breeding in the most unholy ways imaginable, in dark places, close to the abodes of demons. Beware if you hear their blood-curdling call, the infernal bleat. Unfortunately, they are also known to wander above ground, probably reading cards and scrying with a crystal ball. Ma c'era sempre quell'altra tizia. Comunque, ne conosciamo assai pochi di Goatman. Niente, dice in pratica che fanno schifo sia Even gli the uni negli strongest minds must unravel under the burden of everlasting loneliness and despair. That's where the pining ghosts come from. Such spirits are driven by their thirst for the vital energies of the living and can feed on their magical essence. Their most enigmatic and terrifying attribute, Sembra che however, io abbia is their le ali ability qua. to possess the bodies of weak-minded individuals and prey on them. Come to think of it, such behavior reminds me of a certain person. Ma ancora, c'era sempre questo tizio qua. Vuoi parlare di qualcosa? No, voglio vedere se è discreto e me ne manca qualcuno. Sì, me ne mancano. Di spiders me ne mancano. Me ne mancano. E di zombie? Di gargoyle? No, uno solo. Un gargoyle della prepotenza. No, non mi interessa sapere più di te, guarda. Mi fai schifo. No, non è vero. Dai, non siamo così violenti. Allora, vediamo. Barmaid, you miss me already? Gossip Girl, tu, che ho parlato tante volte con la gente. Parla 25 volte con i paesani. Ma quindi scusate, se io continuo a skippare così da uno all'altro, mi aumenta il contatore. Scusate, sono curioso di vedere se mi aumenta il counter. Ci sarà un achievement tipo 50. Mi sa che non c'è perché altrimenti me l'avrebbe dato. Allora, Gossip Girl. Beh, ce n'è un'altra di gossip, se no. Probabilmente no, non la vedo. Magari era solo 25. No, però cosa volevamo? Allora, il Death Rage non possiamo, a parte che costa tantissimo, non abbiamo abbastanza soldi. Ma qua non ci vende la Golden Key, abbiamo visto l'altra volta. Qua possiamo sbloccare un card slot a 10.000, oppure Identify Card, questo quanto mi costa? 1.000. Vada, dai. Charge of Time of Blast. Non è male. Non è male. Potrei effettivamente sbloccare un card slot. Charge card.
Ah no, beh, non voglio farne altro. Upgrade card, così possiamo upgradare. Possiamo upgradare Remedy, ma vabbè, ce l'abbiamo già upgradato questo Red Tears. Bloody Armor. Ci dà più possibilità di spawnare cuori. Più possibilità di schivare. Più due, cioè più uno ai cuori massimi. E richiede il livello 6, vabbè, ce l'abbiamo. Costa 8 però indossare. No, non voglio indossare l'aura come non è che ci garantisce tanto di più. Preferirei magari mettermi questo charge come carta in più, ecco. Perché poi alla fine cosa possiamo upgradare? Solo quelle tre. E lo skeleton belt, che è quello che ancora non viene neanche equipaggiato. Perché non mi interessa neanche granché. Ho bisogno di rune che non ho. Questi tre tipi qua. Nulla, direi che facciamo unlock card slot, sì, con 10.000. Il prossimo è 15.000, quindi non tra moltissimo. E ci metterei quello che abbiamo preso adesso. Amulet of Life cos'è? Rigenera cuori nel tempo. Che però abbiamo visto che non è poi così importante. Chance to block incoming missiles. No, direi che metterei la versione magical. Ah, richiede il livello 15, porca miseria. E niente, equipaggiamo questo allora. Perché la magical non possiamo. Livello 15, che livello siamo, scusate? A livello 14, vabbè, il prossimo livello possiamo equipaggiarlo. Dobbiamo ricordarci di sta storia qua. Esatto, e vediamo un attimo qua come si è messo con gli awards. Initiate. Ma e gli award come passi a Initiate? Bam bam bam. Perché qua posso scegliere il discorso degli avatar. Ok, che ci va una vita ancora. No, vabbè, siamo all'85%, ma ce n'è una valangata. Avatar Cup. Non puoi aumentarlo finché non rilasciano il prossimo Return to Games. E poi dopo ci sono tutti questi altri che ancora non se ne sa proprio nulla. Però ce n'è tantissimi qua. E se aumenta così tanto quello che richiede per 7260, questo è quanto chiedevano. Non lo so. Però qua non. Infatti non chiede. Non te lo mostro. Qua poi abbiamo le opzioni, poi ce ne sono tantissimi. Ma sarà per il discorso dell'online, probabilmente. Per quello, torniamo. Come torno indietro di qua, tra l'altro? Curiosità. Al menu dell'online. Leave session. Sì. Online battle? Com'è l'online battle? Is experimental. Multiplayerish mode. Event that will run between. Ah, tra il 6 febbraio e il 13 febbraio, quindi è già finito. Lo sto registrando il 15. Ok, it's not available. Ok, probabilmente hanno fatto un test dei server e via dicendo. Back to the archive. Qua posso fare. Ah, ok, posso fare un nuovo slot con un rogue e un nuovo slot con un mago. Ma no, noi andiamo sempre con il nostro qua. E poi sarà l'antipapa che dobbiamo andare a sconfiggere, ma sarà. Ci vuole un sacco di tempo. Detto questo, io vi ringrazio per la visione. Abbiamo sforato lo stesso guardandoci tutte queste cosine qua. Io vi faccio un gran saluto e vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, iscrivervi su Telegram, Twitter, Facebook, Twitch, quel che volete. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.